E niente, ma niente, ma niente, ma niente, ma niente, ma niente. È finita. È finita. È finita. È finita. Con per lo poi lì, sei per lo poi. Con un finale proprio clamoroso, risse, rossi, ma comunque mi riferisco a Juventus-Inter 1-1, semifinale d'andata di Coppa Italia. Ma intanto, calma, ma calma, calma, ma calma, calma, calma e calma. Ciao a tutti, o buonasera a tutti. Come va? Spero bene. Se gli va, prima che io inizi a dire quel che devo dire, se gli va, e grazie mille per chi lo ha già fatto, e grazie mille per chi lo farà, se volete supportarmi, lasciate un bel like, iscrivendovi al canale, e attivando la campanella, per essere aggiornati su qualsiasi contenuto che caricherò. E qui sotto vi lascio il link dei miei altri social network, e poi, commentate, dicendomi la vostra opinione nei commenti, perché tutto pienamente a costo zero. A costo zero. Zero, zero, zero proprio. Zero. Tutto pienamente gratuito. Ciao! Stai guardando il video. E che ti costa? Scendi. Commenta. Cioè, non ha... pensatela un po'. Non ha pienamente senso. Faccio un video, dico la mia opinione. E gli altri che guardano il video, che sono pure interessati, juventini, amanti del calcio, mettiamola così, non commenta, dai, che mi costa pienamente nulla e non aggiungerei e non insisterei. E grazie mille per chi lo farà, e grazie mille per chi guarderà solo il video. Comunque, grazie, grazie per chi mi supporterà. Iniziare pienamente, ma pienamente, ma pienamente. Una partita che, sulla quale di certo da Juventino mi sarebbe piaciuto vincere con un risultato ampio, con un bel risultato per lo poi andare tranquilli a San Siro al ritorno. E invece no, ce la siamo proprio portata a noi, perché potevamo giustamente e assolutamente gestirla meglio, gestire il finale di partita meglio e non lasciarli palleggiare assolutamente. Dai, almeno 2-3 minuti potevamo pienamente far meglio, potevamo e dovevamo fare meglio, però poi può portarci questo piccolo risultato che, nonostante, anche se fosse finita 1-0, avrei risultato per la vittoria, ma di certo per la vittoria in quella competizione sarebbe stato bello vincere con più gol. Con più gol, sinceramente. Con più gol. Ed è stata una partita, di certo, con un primo tempo assolutamente brutto. Tutte e due le squadre cercavano solo di non prendere gol e di non prendere gol. Fase offensiva è stata pienamente scarsa. La nostra fase offensiva è stata pienamente scarsa. Segnato con Cuadrado e poi ne ha combinate una grossa. Ne ha combinate pienamente una grossa. Non capisco pienamente. Ma dai, perché? Perché proprio gli ultimi secondi te ne esci con la tua manona? Perché proprio gli ultimi secondi te ne esci con la tua manona? Poi stavo vedendo dei messaggi comunque gironzolando prima di registrare qui il post partita. Vedevo la spinta di Costi, la spinta di Dumfries. Io l'ho vista pienamente. Fallo, fallo. Poi c'è la mano di Aslani. Credo sicuramente. Se avrò se ne sarò ben certo. Se mi informerò, se guarderò o se troverò, potrei farne pienamente anche un video. Perché non parlo adesso in questo posto di partita su queste due situazioni, visto che non ne sono veramente sicuro. Ma rimane il fatto che, nonostante sia arrivato il pareggio, per fortuna proprio, ci sta ancora il ritorno, è il 26 aprile, spero pienamente, più che spero, come sono stato fiducioso ieri sera quando è uscito il post pre-partita, lo sono per l'ennesima volta, fiducioso, fiducioso per il 26 aprile, ma di certo spero pienamente, spero bene nel vedere 11 leoni, che 11 leoni, dovremo pienamente essere 11 leoni in campo, perché dovremo pienamente andare a distruggere sti fottuti maledetti bastardi interisti. Perché la Coppa Italia ci aspetta. Perché la Coppa Italia, inshallah, ci aspetta. Eppure, step by step. Step by step. Step by step. Uno scalino alla volta. Sì, pian piano. Punto per punto. Sì, uno scalino alla volta. Si dice così? Boh. Ma comunque, mettiamola così, uno scalino alla volta e vediamo e speriamo. Ma comunque, dobbiamo pienamente eliminare, dobbiamo pienamente distruggerli
al ritorno, sinceramente, sincero, ma sincero, poi quel bastardo, veramente, l'ignorante, l'ignorante, perché non vorrei pienamente andare a dire parole brutte, ma brutte, non le voglio pienamente dire, va e esulta sulla curva avversaria, trovo veramente imbarazzante e vergognoso e mancanza, gran mancanza di rispetto, e giustamente i ragazzi gli sono andati contro e lì si è scatenata tutta la guerra e rissa di qua, e sì, risse comunque, si sono scatenate varie risse, e poi il rosso a Lukaku e a Cuadrado e poi a Lukaku. No, Lukaku, Handanovic e Cuadrado, Lukaku giustamente, poi Handanovic contro Cuadrado, che poi la scivolata credo che gli abbia provato a fare sul gol, ma comunque rimane il fatto che complessivo solo il finale è stato di certo bello, gli ultimi 10 minuti, sì, dal gol di Cuadrado proprio si è accesa la partita, hanno iniziato a giocare tutte e due le squadre. E, sì, è iniziata proprio la partita dal gol di Cuadrado, sinceramente. Ma la cosa che fa male e dispiace è che quando abbiamo segnato con Cuadrado, al posto di gestirla meglio, dovevamo pienamente gestire il pallone nel miglior modo possibile per portarci la vittoria, e noi invece tutti dietro a difendere il risultato. E questo ci ha portati ad un errore, ad un episodio che in fin dei conti ci ha penalizzati nel prendere il rigore, nel prendere pienamente gol, ma che dire, non lo so. Poi il fallo di Dumfries, di Dumfries su Kostic, non ne sono pienamente sicuro, ma da quel che si vedeva era pienamente una piccola spinta, ma comunque appena ne sarò sicuro probabilmente farò pure un video. Ma comunque rimane il fatto che a parere mio, nonostante tutto, il risultato pienamente veramente che è giusto, perché non è stata chissà che proprio di partita, è stata una partita equilibrata. Partita equilibrata, ma da Juventino di certo dispiace, perché siamo andati noi in vantaggio, dovevamo, lo ripeto per l'ennesima volta, gestirla meglio. Gestirla meglio, sinceramente. Non c'è nulla di complicato. Lukaku ha segnato e ha zittito la nostra curva. Secondo me è stato espulso correttamente. Risse finali, parliamo di Juve-Inter, semifinali di Coppa Italia. Non è di certo una partita importante, c'è rivalità ed è una cosa normale. La dichiarazione del nostro capitano. E poi c'era proprio anche il nostro gran vero capitano, sempre, ma per sempre, unico capitano, Alessandro Del Piero. Non possiamo perdere energie con queste cose, dobbiamo concentrarci sul campo e su quello, e su quello che non abbiamo fatto oggi. Bremer, cosa posso dire? Fa parte del percorso. È un giovane che ha tante qualità e ha già dimostrato quello che può diventare. Siamo al suo fianco, quando si perde o pareggia, è colpa di tutta la squadra, non solo di uno. Ci mancano 90 minuti per prenderci la finale. Grande Danilo, e dai, e dai, fiducia in voi, ragazzi. Che la finale andremo a prendere, che andremo a eliminare, sperando di eliminare questi maledetti fottuti bastardi interisti. Io, ragazzuoli, non aggiungerei pienamente nient'altro, sincero sincero, spero di essere stato chiaro e basta. E basta, boh. Potevamo fare di più, potevamo, ma non l'abbiamo fatto. Potevamo, non l'abbiamo fatto, sinceramente. E speriamo bene per il ritorno. Speriamo bene pienamente per il ritorno, dai, vi mando un grandissimo saluto e un grandissimo abbraccio. Al massimo domani potrei pienamente riparlarne, se andrò a pescare quel che voglio pescare, nel poter creare un nuovo contenuto, un nuovo video domani. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, e sempre, ma per sempre, e ovunque. E dai, e dai, step by step, adesso concentriamoci sulle altre partite, per poi arrivare al 26 aprile carichi come non mai, perché siamo già al 4 aprile. Il tempo vola senza che ce ne accorgiamo, ma il tempo scorre, scorre. I giorni scorrono, scorrono, ma scorrono, ma scorrono. E sembra per sempre, e ovunque, nonostante il tutto, nonostante questo risultato, forza Juve, sempre, ma per sempre. E ciao a tutti. Ciao, 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 veramente, ciao, ciao.